anche quest'anno, nonostante le numerose mareggiate, siamo riusciti ad organizzare il 34esimo concorso Castelli di Sabbia. Incominciamo con presentarvi la numerosa giuria di quest'anno. Allora, abbiamo Nicolò Pupo. Ciao Nicolò, cosa ci racconti? Ciao Simone, bene, iniziamo proprio adesso la sfilata di tutti i castelli e vediamo cosa ci hanno preparato gli ingegneri della sabbia. Altro componente della giuria, non può mancare, Patrizia Nattero, consigliera delegata al Verde. Cosa ci racconti Patrizia, come si svolge questa manifestazione quest'anno? Beh, si svolge praticamente con lo stesso criterio dell'anno scorso, adesso valuteremo tutti i castelli che sono stati fatti, abbiamo diversi premi a disposizione, valuteremo il castello più bello e tutti i castelli che meritano essere presi in considerazione. Perciò buona fortuna a tutti. Quest'anno in giuria anche un grande artista lassino, Rudy Mascheretti. Grazie, ciao. E quest'anno è più difficile perché c'è poca spiaggia, c'è poca sabbia, quindi staremo attenti anche a quello. È un onore essere comunque qua presente e la manifestazione è molto bella e divertente. Cosa avete costruito? Una sirena insieme al suo castello. E quanti di voi hanno lavorato? Noi sei. Lorenzo, cosa hai costruito? Allora, abbiamo deciso di fare questa TV qua che rappresenta il meteo, perché con la situazione di quest'anno non si sa più cosa fare per via anche delle spiagge, del mare che continua a mangiare, del tempo di... Per quale motivo l'unica spiaggia che ha un bagnasciuga così non ha costruito il castello? Perché i bambini, non lo so, dove sono i bambini? Parlate con i bambini, non lo so. Qua sulla spiaggia vediamo una Miss Muretto. Miss Muretto, allora, cosa hai costruito qui? Un muretto. No, bravo. Cosa avete costruito? Un fossile di una lucertola che è stata ammazzata dall'inquinamento e c'è anche il segno dell'ecologia e siamo contro l'inquinamento. L'hai fatto tutto da solo con i tuoi amici? Sì, ci hanno aiutate le nostre mamme, i nostri papà e qualche nostro altro amico. E come mai avete scelto proprio SpongeBob per il castello numero 9? Non lo so. Cosa avete costruito? Il molo. Il molo di Alassio. E i lampioni non li avete messi? No. Ma vi piace il molo nuovo che c'è ad Alassio o no? Diciamo di sì. Siete andati a fare il tuffi? Sì. Vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai finché vedrai sventolar bandiera gialla. Come mai vi è venuto in mente di costruire una farfalla? Perché è il simbolo dell'amore, della pace e dell'amore, della pace e della tranquillità. Bandiera gialla, che la gioia. Allora, abbiamo fatto la cupola del Duomo di Firenze, quella di Brunelleschi, il Colosseo e poi la Torre di Pisa. Abbiamo fatti tutti più o meno mezzi distrutti per denunciare l'abbandono da parte dello Stato italiano dei suoi beni culturali, diciamo. La nostra età, finché vedrai.
Niccolò, questi 12 castelli che hai visto finora, cosa ti ha colpito di più? Ma devo dire che c'è molto interesse per i temi d'attualità ed è una cosa piacevole, perché vuol dire che insomma si è stato preso spunto un pochino dalla realtà lassina, ma anche dalla realtà nazionale. C'è molto ingegno nell'idealizzazione dei castelli, quindi molto bene. Abbiamo voluto ringraziare la Croce Rossa per il 150esimo anno che sono al nostro servizio. Cosa avete costruito? Il muretto di Alassio con i due innamorati e la cappelletta che c'è sulla punta. Vi piace il muretto di Alassio? Sì. Chi è l'ultimo che è andato a vedere il muretto di Alassio? Allora, qual è la piastrella che ti piace di più sul muretto di Alassio? Quella dei due francesi che si abbracciano. Cosa hai costruito? Una cinepresa per ricordare Robbie Williams che è morto. Tu che sei un alassino, hai mai partecipato nella costruzione di un castello negli anni passati? Avevo partecipato, sì, divertendomi un sacco con degli amici nelle spiagge verso il ponente. È bello e divertente, anima la spiaggia, anima lo spirito di gruppo e soprattutto una manifestazione unica, perché noi abbiamo, tra virgolette, una sabbia particolare. Abbronzatissima. Due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Cosa avete costruito? Abbiamo costruito la Pellegrini che ieri è arrivata prima. Sì, la Cagnotto. E lì invece una sirena. E il titolo è Dal sogno alla realtà. Allora, la Cagnotto, campionessa di? Tuffi. Tuffi. E ad Alassio dov'è che si possono fare dei bei tuffi? Questi giorni riva al mare. Cosa avete costruito? La Costa Concordia. La Costa Concordia che qua mi sembra ancora bella galleggiante. Prima dell'incidente. A due passi dal mare, abbracciato con te. Abbronzatissima. A due passi dal mare. Sentirti respirare con me sulle labbra tue dolcissime, un profumo di sansedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Che bambino l'ha fatto? Io con altri bambini, è rimasto questo, sono scappati per il tempo. Lei è un bambino grande? Sì, insomma, è un bambino di 80 anni fa. Non potrò dimenticare, abbronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare. Cosa avete costruito oggi? I trulli di Puglia. Ma prima avete urlato cosa? Italia è tutta bella. Ma il posto più bello d'Italia qual è? Alassio. Bravi. Cosa succede oggi in spiaggia che c'è tutta questa baraonda di bambini? Cosa stanno organizzando? Oggi i bambini sono riuniti, hanno fatto delle composizioni con la sabbia e sono tutti emozionati perché adesso il più bello verrà premiato. Bambini, vi siete spaventati? Pensavate che lo stavamo rompendo, castello? No. Non ci avete creduto? No. Allora, ditemi un po', cosa avete costruito?
Abbiamo costruito una gara tra la Red Bull e la Ferrari. E poi chi vince avrà la coppa. La Ferrari è la numero uno e laggiù invece c'è il traguardo. L'abbiamo costruito perché questa mattina non c'era, l'acqua arrivava fino in prima fila perché la spiaggia era completa e per farlo ci serviva qualcosa che non lo distruggesse ogni 5 secondi. In pratica voi per non far distruggere il castello l'avete costruito su un canotto, sì, e poi l'avete appoggiato di nuovo sulla sabbia. Non vale. Non si può. Perché non vale? L'hanno costruito su un canotto. L'hanno costruito su un canotto, ma hanno usato la sabbia. Perché non ma vale? Il canotto è materia plastica. Nel concorso c'è scritto, nel regolamento del concorso c'è scritto che possono essere usate tutte materie naturali: sabbia, acqua, conchiglie, rametti, alghe. Col canotto, l'hanno costruito sul canotto. Ragazzi, noi stamattina, prima di incominciare, abbiamo chiesto al nostro presidente, difatti ha telefonato Schivo Ernesto. Ma non c'era una canzone che parlava del coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Allora, raccontami un po', come avete fatto a costruire questa squadra? Abbiamo fatto una montagna di sabbie e uno squalo intenta saltare fuori dal mare per mangiare il coccodrillo che a sua volta vuole attaccare i bagnanti. Questo è proprio un castello. Il castello di Nettuno. Lei è l'ingegnere che ha progettato il castello e i bambini naturalmente l'hanno fatto. Assolutamente, sì, l'abbiamo fatto insieme dalle 9:30 di questa mattina e questo è il risultato, siamo molto contenti. Allora, castello numero 40, chi ce lo racconta? Abbiamo pensato... Come ti chiami? Maria, sono il capogruppo. Abbiamo pensato di fare un sole e con le nuvole che lo vorrebbero mangiare e abbiamo scritto sotto estate dove sei per far capire a tutti che quest'anno non è proprio estate perché non c'è il sole. Un pinguinazza da Lazio, ma perché? Perché fa freddo! Perché è un'estate che è fredda! Cosa avete costruito? Una rana. Una rana o un rospo? Una rana. No, perché qua c'è scritto cercasi principessa per un bacio. Chi è la principessa che adesso lo va a baciare? Io ho forse una principessa che potrebbe andare a baciare, bella giuria. Ci mandiamo lei? Allora, Patrizia, hai visto questo rospo? Aspetta una principessa che lo vada a baciare. E lui? Io lo bacio. Ho deciso di rappresentare le esperienze, come vedete, contenute nel bagaglio di una vita. L'abbiamo fatto però lanciando un messaggio positivo, cioè anche quando la vita sembra non sorriderti, dentro di te puoi comunque trovare le risorse per farla sorridere. Cosa vi piace, oltre alla sabbia e il sole di Alassio? Cosa vi piace di Alassio? Boh, tutto il paese, il mare, il... L'assessore. Tè.
giuria, forse abbiamo fatto un po' tardi perché sembra che ci stiano aspettando col binocolo. Abbiamo rappresentato Alassio, che ormai sta affondando perché l'acqua che viene da... Aiutami! Viste le condizioni e vista l'enorme buona volontà, perché sono stati veramente eccezionali, facciamo uno strappo alla regola, tutto consentito. Siete d'accordo? Categoria sabbia sui canotti. Un'estate così, voglio dire, fosse stato anche di ghiaccio. Quindi avete fatto un pupazzo di neve con la sabbia. Esatto. Cos'è successo al vostro castello? È caduto con l'acqua del mare. Qual è il vulcano più famoso d'Italia? L'Etna. Che è? Che è in Sicilia. E non è tanto vicino alla Sicilia. E vabbè, l'abbiamo trasferito qua. Raccontaci cosa ti piace di Alassio. Tutto, il mare soprattutto. Saluta Cimentana. Saluto Cimentana. Greta. Zoe. Giorgia. Linda. Giulia. Cosa avete costruito? La città sommersa di Atlantide. E come mai una città sommersa di Atlantide? Perché ci siamo ispirate che, visto che eravamo a Alassio, sotto il mare c'era questa città. E voi avete fatto invece? Il campo da calcio. Campo da calcio, ma la squadra più forte d'Italia qual è? La Juve. La Juve. Albino Lef. Io ho sentito l'Inter. Juve. Allora, ma se vi piace così tanto il molo, perché non ci andiamo tutti a fare una passeggiata insieme sopra? Ci andiamo? Sì. Andiamo? Sì. Chi rappresenti il Moretto d'Alassio? Chi rappresenti? È Miss Moretto. Miss Moretto non può terminare ad Alassio. È lei la vera storia d'Alassio, Miss Moretto! Bravi! Dopo un lungo pomeriggio di cammino siamo arrivati all'ultimo castello, il numero 70. Ci abbiamo messo un pomeriggio, certo che se venivamo con questo forse facevamo prima. Cosa avete costruito? Perché se venivo con questo qua facevo prima, cos'è? È un aereo, uno stealth, una via di mezzo. Siamo arrivati al termine di questa passeggiata dove abbiamo visto numerosi castelli di Alassio. Nonostante il brutto tempo e il mare un po' alto, sono state veramente tante le spiagge che hanno aderito e hanno costruito il loro castello. Nicolò, cosa ti ha colpito di questi castelli che abbiamo visto questo pomeriggio? Ma devo dire che c'è stato molto impegno e molto ingegno nel cercare di ovviare al problema che quest'anno avevamo veramente in alcune zone poca sabbia sul litorale. Devo dire che mi ha colpito molto l'attenzione per alcuni temi dell'attualità, per esempio il meteo, che quest'anno è stato un pochino ballerino e sono stati molti i castelli e le opere dedicate a questo tema. Tanti bambini che hanno partecipato, insomma, come al solito una bella festa, direi.
Sì, bellissimo. Adesso andiamo a scoprire però chi ha vinto, vero? Eh sì, diciamo che la lotta sarà molto dura perché ci sono delle opere che si contendono il primo premio. Sarà difficile, insomma. Andiamo a scegliere. Sì, io qualche idea ce l'ho. Adesso scopriamo veramente chi ha vinto.